A che punto siamo nel dialogo con la Chiesa di Roma? Questo era il titolo del forum organizzato dalle Chiese Valdesi e Metodiste del Secondo Distretto sabato 3 marzo a Bergamo. Un'analisi del dialogo ecumenico e della varietà di esperienze vissute nelle nostre chiese. Aucune église n'est une île seule perdue dans un océan, mais que chaque église est au fond un ensemble de lieux, de pratiques, de spiritualité, et comme dans un archipel, chacun est amené à voyager, à se rencontrer, et y compris l'Église catholique d'ailleurs ne peut plus se considérer comme la seule. Elle est amenée par le dialogue écuménique à partager, à découvrir. Et chacun se trouve déplacé en soi-même, chacun se trouve renouvelé, peut-être un peu agacé, interrogé, interpellé, mais c'est ainsi. Le dialogue ecumenique interpelle e fa evoluire l'histoire dell'Église. Nel 2017 si sono festeggiati i 500 anni dalla nascita della Riforma protestante in un clima di profonda partecipazione e collaborazione. La Chiesa Cattolica è ritornata ad essere particolarmente propositiva anche nel dialogo ecumenico, che prosegue e si concretizza in diverse modalità. Come centro culturale noi abbiamo dato vita a un vero e proprio comitato che era l'espressione di diverse realtà culturali della città, quelle più significative. La città secondo me ha capito l'importanza anche culturale, non soltanto religiosa, dell'appuntamento dei 500 anni della Riforma. Durante il forum si è notato come l'ecumenismo si stia sperimentando negli ambiti del fare. Progetti concreti delle diaconie locali, istituzionali, documenti per celebrazioni comuni a cui si continua a lavorare. Si tratta sempre di fare dei piccoli passi, ogni tanto anche con dei piccoli stati, perché altrimenti a quest'ora, se noi aspettiamo dei documenti che cadono dall'alto, cioè dalla Conferenza Episcopale Italiana o dal Sinodo Valdese, e che planano nelle nostre chiese e ci dicono adesso su questo vai avanti così, se aspettiamo questo non faremo mai più un passo. La parola, la Bibbia, è quel punto fermo intorno a cui ci si riesce ad incontrare, in un ascolto reciproco fatto di fiducia e di tenacia. Raccogliersi come esperienza cristiana attorno alla parola, sia la parola di Dio si intende, sia fondamentale. L'appropriarsi del testo biblico come momento fondamentale di incontro e come dire di crescita della Chiesa stessa. Molto spesso i gruppi cattolici che sono appassionati d'ecumenismo trovano in noi dei validi interlocutori perché riconoscono in noi questa passione per lo studio della parola di Dio. Crea però perplessità l'impressione che la gestione del dialogo ecumenico sia poco condivisa anche nelle comunità. Ci sono alcune persone, due o tre persone, alle quali viene chiesto di seguire gli impegni ecumenici e a cui si delega tutti gli impegni, come se non fosse un impegno della fede delle persone, della crescita anche spirituale delle persone, ma fosse un dovere della comunità che qualcuno si incarica di portare a termine. In una situazione di profondo mutamento, con equilibri che si modificano, si stanno aprendo anche nuove possibilità di dialogo, che si fanno strada in un campo di contraddizioni. Gli equilibri nel mondo sono in grande cambiamento, non solo a livello culturale, le migrazioni, ma anche a livello religioso. Lo sforzo deve essere quindi quello di provare a cercare, nel dialogo con gli altri, qualcosa di cui sentiamo la mancanza. Le differenze tra le chiese non devono essere annullate, ma prese come punto di partenza di nuovi cammini comuni. Dans le dialogue écuménique, il y a quelque chose à laquelle il faut faire très très attention, c'est de reconnaître le partenaire, non pas comme on aimerait le définir soi-même, mais comme il se définit lui-même. Et donc reconnaître qu'il y a une asymétrie au fond entre soi et l'autre. Reconnaître cette asymétrie, c'est refuser le front à front, vous savez, la confrontation bilatérale où on essaye de convaincre l'autre alors qu'on ne peut pas le convaincre. Mais on peut au contraire se laisser convaincre d'entrer dans un dialogue où on reconnaît l'autre comme il se définit lui-même.